Bentornato negli studi di Tempo Radio, lo diamo al presidente del consorzio dei vini mantovani, sempre indaffartissimo, l'abbiamo sentito parlare infatti sottofondo, di nuovo con noi il presidente Corrado Cattani, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno. No, era ancora chiuso il microfono, ma è entrato nel mio. Va bene. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339 e poi ancora ricordiamo di dire test streaming su Facebook, Twitter e su YouTube. Allora, dunque, iniziamo subito col parlare del fatto che... No, prima cosa mi devo scusare perché arrivo sempre in ritardo, no, mi chiedo sempre scusa perché sono non lo faccio apposta, che mi dimentico le cose per quello. non c'è problema. No, piuttosto voi state andando in Germania, giusto? Sì, il consorzio di Telavini assieme agli altri consorzi della regione Lombardia partecipiamo alla fiera internazionale Pro Wine di Düsseldorf, che dopo il Vinitaly ma alla pari di Vinitaly è uno tra gli eventi mondiali più importanti per il mondo del vino. Sicuramente Vinitaly e Pro Wine di Düsseldorf sono i due eventi più importanti a livello europeo per il mercato del vino. Stiamo partecipando, questo è il secondo anno che partecipiamo, perché causa i due anni precedenti, per due annate ovviamente precedenti è stato rinviato causa Covid. Si è ripartiti l'anno scorso un po' in sordina perché eravamo ancora in coda, e quest'anno appunto si ripartirà nell'ordine delle cose come sempre stato. Tra l'altro, la differenza sostanziale fra l'evento di Düsseldorf e Vinitaly è che mentre Düsseldorf è un evento quasi esclusivamente per operatori del settore, quindi il flusso turistico è quasi zero, quindi c'è un'impostazione completamente diversa rispetto a Vinitaly. Una fiera molto importante, una fiera di confronto, è una fiera molto tecnica rispetto a come immaginiamo noi Vinitaly. C'è meno show ma è più business. Infatti sono due modi completamente differenti di vedere il mondo del vino, e infatti rispecchiano anche l'identità dei due paesi. Esatto, Italia, cioè, e Germania. Uno va a Düsseldorf, vede proprio uno schema mentale, uno viene in Italia e capisce completamente la mentalità diversa di due paesi. Che poi sfattiamo, perché ai tedeschi basta bere un attimino di più che cominciano a cantare. Come tutti, sono tutti uguali. Poi capo che siano cinesi, africani o tedeschi, quando bevono di più sono tutti uguali, fan festa. Tutti uguali. Se è per quello. Va bene. E poi a proposito di Düsseldorf, ha detto assieme a Vinitaly, quindi dopo c'è Vinitaly. Sì, infatti il 2 di aprile incomincia Vinitaly, la rassegna internazionale del mondo del vino, incomincia il 2, dura 4 giorni, come da 4 anni a questa parte, domenica, lunedì e martedì. Il consorzio è presente come ormai da sempre all'evento di Vinitaly. Sicuramente ci sarà l'interesse altissimo, perché è pur sempre l'evento più importante per il mondo del vino, un momento di confronto fra produttori. La presenza del consorzio è sempre alta, partecipano sia le cantine dell'Alto Mantovano che le cantine dell'Ambrusco. Ci saranno anche una serie di incontri formativi, di didattica. Si farà anche un convegno all'interno del padiglione Lombardia, dove presenteremo il disciplinare del Gardacolli Mantovani Rubino, che è la nuova della DOC dell'Alto Mantovano, che dopo un percorso molto lungo e molto travagliato finalmente si è arrivati al raggiungimento di questa DOC, che già esisteva, però abbiamo fatto lo sforzo di raggiungere la desinenza riserva. Cioè, mentre prima avevamo il Gardacolli Mantovani Rubino, senza che in breve viene chiamato Rubino, non aveva la dicitura riserva. Da adesso, dalla vendemmia, questa è stata la prima vendemmia, nel 2024 avremo l'uscita del Rubino Riserva, che rappresenterà appunto l'eccellenza del vino rosso per l'Alto Mantovano. Che ha rischiato, mi corregga se sbaglio, ma ha rischiato di estinguersi praticamente. Qua si rischia tutti i giorni di estinguersi, perché con la situazione sono queste grandi DOC immense che mietono centinaia e centinaia di ettari di vigneto, mentre invece tutte quelle piccole DOC sono un po' in pericolo di sparire. Questo infatti è un po' il problema della globalizzazione.
anche perché andare a promuovere delle micro aree è molto difficile, complicato, e quindi ci vuole un gruppo di viticoltori che spingano per promuovere una identità del territorio, spingere un'identità del territorio nel 2022 non è così facile, ecco, anche perché il mercato è molto, molto agguerrito, dopodiché i mercati sono completamente diversi rispetto a 20 anni fa, e quindi si deve un po' stravolgere il sistema mentale, il sistema di fare commercializzazione del prodotto. Tra l'altro noi italiani non siamo il massimo in questo, anche purtroppo, ma vabbè, non andiamo a toccare. Ma non è che non siamo, non è vero, noi italiani siamo i più bravi, cioè il problema è un altro, che noi, come dico sempre, abbiamo troppe eccellenze, cioè quando tu ne hai troppe diventa difficile promuoverle tutte, noi non è che non siamo bravi, noi siamo più bravi. Ad esempio leggevo una statistica, adesso per cambiare argomento, che i 10 formaggi migliori al mondo, 8 sono italiani, dove i francesi non compaiono, cioè quindi quando tu hai il talento, questo è bellissimo, cioè quando quello che ci dice è bellissimo, hai talmente tante eccellenze, diventa difficile riuscire a promuoverle tutte contemporaneamente. I francesi hanno 4 eccellenze, quando tu 5, ecco, cioè, esatto, cioè è come il vestito delle feste, no? Se tu hai solo un vestito delle feste te lo metti solo domenica, invece noi abbiamo tanti vestiti delle feste e quindi dovremmo far festa tutti i giorni, ma non è così. Mi fa molto piacere questo. Una volta tanto siamo usciti dagli schemi. Grazie presidente, appunto, no, l'abbiamo sentita da dire. Secondo me noi italiani, cioè, dobbiamo anche un po' smettere di pensare che gli altri siano meglio di noi, perché noi siamo i migliori siamo noi. Perché meglio delle eccellenze italiane è difficile trovarne. Sì, rimane sempre il fatto che noi ne abbiamo tante. E poi dopo Vinitaly, che si tiene a Verona, giusto? Sì. Verona che ancora si tiene, va sì, bene. Sì. C'era stato un periodo che si voleva fare un antagonismo a Milano, si era cercato di fare un evento parallelo a Milano, però non è mai decollata, perché oramai la fiera di Vinitaly a Verona è radicata, è storica, è come voler spostare il Colosseo da un'altra parte, cioè è lì e rimarrà lì per sempre. Rimane lì. Vabbè, poi Verona è bellissima, quindi bene andarci anche. Anche perché poi le principali zone geografiche produzione di vino in Italia sono il Veneto e il Puglia, quindi c'è anche un forte attaccamento. Allora, poi un giorno parliamo di Negramaro, se vuole, va bene, adesso andiamo avanti. Dunque, vorrei chiedere, ecco, ma dopo Vinitaly però ci sono una serie di degustazioni in giro per l'Europa. Sì, infatti, al di là del Vinitaly, che è l'evento più importante, ci sono anche poi una serie di eventi collaterali che si sviluppano poi nell'arco dell'anno, che sono tutta una serie di presentazioni, vengono chiamate masterclass, che sono momenti dei conoscitori del vino si incontrano per promuovere e degustare i vini delle varie DOC. Ne avremo una verso il mese di giugno, la prima che viene, quindi abbiamo Vinitaly ad aprile, poi a giugno saremo a Praga. Faremo una masterclass col Gambero Rosso molto probabilmente, e poi dopo ne avremo un'altra a maggio a Varsavia. Dopo c'è tutto un calendario, ma quello diventa il calendario invernale, perché dopo nel periodo estivo ci concentriamo più sugli eventi sul territorio, sul Lago di Garda, facendo una serie di eventi tra la parte sud del Lago di Garda, che va da Desenzano fino a Bardolino Garda. Sfruttiamo appunto il momento estivo, visto la forte afflusso di turisti della parte tra Germania e Austria, che sono grossi, sono importanti consumatori del vino nel nostro territorio. Esatto. Abbiamo un esponente mantovano in regione. Allora abbiamo proprio, cioè, non un esponente, di quello ne abbiamo più di uno, ma abbiamo un assessore proprio. Abbiamo il merito, no? Si dice non è la fortuna, ma è il merito. Abbiamo avuto il merito che Mantova siamo riusciti a portare in casa probabilmente l'assessorato più importante per il nostro territorio. Io, in quanto agricoltore, ritengo l'assessorato agricoltura il più importante, quindi il fatto di avere un assessore nella regione Lombardia, un assessore che sia di origine, che sia mantovano, ha una ricaduta importante su tutto il territorio, perché Mantova assieme a Brescia sono le due realtà della regione Lombardia dove la produzione di prodotti agricoli è al primo posto. Allora, avere un referente sul territorio non è una cosa da sottovalutare. Non è poco. Fermiamoci un attimino con Corrado Cattani, presidente del Consorzio dei Vini Mantovani. Ci troviamo tra un paio di minuti, daremo anche poi voce ai tanti messaggi che sono arrivati.
con Corrado Cattani, presidente del Consorzio Vini Mantovani, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, degustazione, poi vi concentrate sul Garda, eccetera. Abbiamo detto anche, appunto, abbiamo questo assessore Mantovano che, insomma, si spera, no, porti avanti le istanze. Beh, quello è sicuro, anche perché guarda, lì un conto è quando stai a Milano, ma qui ti vengono a cercare a casa. Ecco, appunto. Quello che dice è vero, insomma, anche perché ha un'esperienza decennale, cioè stiamo parlando di una persona preparata che conosce il territorio, quindi certo. C'è un conto avere un assessore agricoltura che sta a Sondrio, un conto un assessore agricoltura che sta a Mantova, con la varietà che c'è comunque nel territorio di Mantova, della provincia di Mantova, perché lei, che è presidente di tutto il consorzio, appunto, ha detto dall'Ambrusco, dalla pianura padana alle colline, esatto, che si affacciano sul lago, cioè proprio veramente una varietà enorme proprio. Allora, leggerei messaggi. Aumenta tutto, non c'è acqua, e cosa facciamo? Troppi costi senza contributi. Il vino con cosa lo facciamo? Beh, il vino lo facciamo con l'acqua, quello lì è già una consolazione, quella. Fondamentalmente i costi che ci sono stati sul penso che si riferisca agli aumenti dei costi dell'irrigazione, sono dovuti all'aumento che c'è stato alla corrente elettrica. Purtroppo il momento è stato quello che è stato. Adesso siamo in una fase che i prezzi si stanno abbassando. Però ci vorrà un anno ancora che i prezzi si abbassano. Cosa succede? Che le aziende forti, come parlavo con alcuni miei amici, le aziende forti ce la fanno perché sono strutturati per resistere ai momenti di difficoltà economica, e le aziende piccole devono stringersi di ancora più a riccio e contare ancora maggiormente sulle proprie forze. Il momento degli aumenti è toccato a tutti, è anche un momento di selezione del mercato. È brutto da dire, però sì, nei momenti di difficoltà c'è una selezione, bisogna essere forti e avere la forza di riuscire a sopportare il colpo. I cosiddetti stress test, no? E a volte in questi casi si riscopre la forza della gestione familiare. Perché in questi particolari momenti, quando ci sono quelle aziende a gestione familiare dove ci sono quei 4-5 componenti della famiglia, riescono poi a sopportare il momento di difficoltà, però non può essere all'infinito, ecco. Assolutamente. Allora, le leggo altri messaggi. Ecco, con questa siccità il vino è ottimo, ma bisogna fare qualcosa anche in vasi locali, dice un messaggio. Cattani, per lanciare un cremovo locale, è possibile che iter? Vengo da te, ne parliamo, Mario. Un cremovo, probabilmente un vino strutturato all'uovo, forse come il Marsala all'uovo. Beh, adesso portiamo avanti quelli che abbiamo, che l'idea è simpatica, è originale, e bisogna tenerla in considerazione anche quella. Anche perché con l'innalzamento delle temperature tra un po' il Marsala lo facciamo qua, no? Sì, insomma, non siamo così catastrofisti, dai, insomma, ha fatto caldo l'anno scorso, ma non farà mica sempre caldo, dai, aspettiamo allora, che l'estate. Cattani, faccia funzionare meglio la macchina amministrativa comunale, perché lei è l'unico a farlo. Vabbè, questo riguarda il comune. Poi ancora Cattani, vediamo, lei oltre che produttore di vino è presidente del consorzio e anche in comune, per favore faccia funzionare l'ufficio tecnico perché è sempre in ritardo. Altro messaggio su. Non è adesso, scusate, a parte il fatto che io l'ufficio tecnico gli voglio molto bene, perciò faccio fatica. Il problema, ragazzi, che siamo in una situazione burocratica, io lo dico da partita IVA, perché ho la testa alla partita IVA. Cioè, c'è talmente tanto tempo che viene perso per della documentazione e burocrazia inutile, che anche chi ci mette tanto impegno sembra che non faccia niente. Io me ne sono accorto in questi anni, però purtroppo, ragazzi, la macchina è così e non c'è niente da fare. Altri messaggi. Cattani, perché non fate le degustazioni in giro per le fiere mantovane, chiede Giuliano. Le fiere mantovane quando ci sono, certo, non facciamo tutte le fierettine, quelle minime, però quando ci sono, ad esempio, visto, colgo l'occasione, in questi giorni mi sono incontrato con le strade del vino, e si prossimamente, come tutti gli anni, verrà organizzata l'evento a San Benedetto Po di Lambrusco a Palazzo, cioè, quindi ci sono iniziative dove siamo presenti e iniziative
iniziative. Purtroppo dopo c'è anche da considerare che la disponibilità del tempo è sempre limitata un po' per tutti. A tutte le manifestazioni che hanno un certo afflusso siamo presenti, alle manifestazioni che hanno un afflusso un po' limitato fisicamente non possiamo essere presenti. Lo faremmo volentieri, allora vi giro l'invito: venite a trovarci in cantina. Se non ci trovate alle manifestazioni, il nostro territorio ci sono diverse realtà sul territorio, sia nel basso mantovano che nell'alto mantovano. Vi ricordo che le nostre cantine sono sempre aperte, sempre disponibili per fare degustazioni sia singole che di gruppo. Cogliete l'occasione il sabato, anche la domenica mattina, per visitare le cantine. Quindi se Maometto non va alla montagna, la montagna che va a Maometto. Esatto. Veniteci incontro anche voi, dai, fate uno sforzo. Poi adesso è una bella stagione, si sta bene, domenica è una giornata bellissima. Vero. Cattani, che vino si beve con la colomba? Chiedono. Io starei su uno spumante secco, un metodo classico, uno chardonnay metodo classico. E con le mandorle? Voi avete anche la torta. Con le mandorle ci sarebbe il vecchio Tokai, che adesso non si può più chiamare Tokai perché abbiamo perso la doc del Tokai, o altrimenti ci sta bene anche un Garda Colli Mantovani bianco, dove è presente il Trebbiano, lo Chardonnay e la Garganega, perché la mandorla ha quella nota amarognola finale, quindi serve un vino asciutto che pulisca bene la bocca. Mia nonna fa le uova ripiene con acciughe e caperi come antipasto, che vino ci va? Però, bello sapido, eh? Allora, io innanzitutto quando nonna le fa mi piacerebbe essere invitato ad assaggiarle. Si potrebbe rischiare un rosato, un chiaretto su una tipologia. Chiaretto. Sì, perché l'acciuga non è da bianco, quindi la struttura di un chiaretto che non è quella di un rosso, però può stare vicino all'acciuga e anche all'uovo. Bene. Perché bisogna essere supportata alla salinità dell'acciuga, perché l'acciuga stacca tanto. Allora, presidente, sfatiamo, dice, il fatto che la pizza va con la birra, meglio un bianco fresco mosso. Lei sempre, tutta la vita. Poi, a me la birra non piace, perciò non posso. A me non piace né la birra né l'aceto. Allora, Cattani numero uno, avanti così. Grazie. Un ascoltatore o ascoltatrice. Fa ancora la merenda in cascina che arriva la primavera? Sì, le aziende del consorzio da noi nell'Alto Mantovano, le aziende consorziate la fanno quasi tutte le aziende. Infatti se voi andate sul sito del consorzio troverete il nome delle aziende che lo fanno. Sono circa 7 o 8 che lo fanno. Adesso lungo le ciclabili, ciclopedonabili che stanno facendo per il percorso di vita fede e solidarietà, sì, dovreste sì. Mettere le indicazioni, sì. Cascina di qui. Sì, il problema è che dopo, ragazzi, c'è anche da considerare che il percorso che di fede che citavi tu, di cui io faccio parte nel direttivo, è una bellissima iniziativa, però non possiamo continuare a mettere giù cartelli sul territorio, perché altrimenti ci sono talmente tanti cartelli che poi dopo l'impatto l'impatto ambientale, servono i cartelli, però c'è anche il cellulare con le guide, che è tanto comodo, con Google Maps è comodissimo. Magari il segnale ristoro, ecco. Generale, no? Così dopo. Allora, Corrado, sei veramente capace sia nel tuo lavoro sia in amministrazione, idee molto chiare, dice Alberto. Oh, grazie. Perché non mi conosce, dice così il signor Alberto. Se invece mi conoscesse, non me lo direbbe. Guarda che Mario la viene a trovare invece per parlare del vino del cremoso. Sono curioso di quell'idea lì. Sono curioso. Cattani, il vino sta diventando con piacere una risorsa importante per l'Italia. Avanti così. Sì, è un valore aggiunto. Tra l'altro, ecco, presidente, questo nonostante tra l'altro stiano nascendo e siano nate, stiano crescendo più che nascendo tante realtà, Australia, California, Sudafrica, però. Sì, però come ti dicevo l'altra volta, il concetto di fondo è che il vino non è soltanto la bottiglia che vai a bere, il vino è anche tutto quello che ci sta attorno. Perché tu quando vai in una cantina fai un percorso quando parti da casa tua, e quando arrivi in una cantina hai fatto un percorso in un territorio, quindi la bottiglia è la fine del tuo viaggio. È vero. Cioè, quando tu vieni nell'Alto Mantovano o che tu vada nel Basso Mantovano, tu scopri un territorio fatto di persone e fatto di storia. Se tu vai in Australia, a parte i canguri, di niente. Eh sì. Cioè, voi vi trovate dei bei capannoni con dei bei vigneti, ma la storia non c'è. Cioè, tu quando parti da, facciamo un esempio banalissimo, quando tu parti da Verona per arrivare a Solferino, attraversi paesi con storia, tradizione e cultura, quindi quella bottiglia di vino è il percorso che hai fatto per berla. Certo,
Sì. Oddio, c'è la morettina delle sorelle McLeod. No, vabbè, però, se tu vai in California, sì, bello, ma cosa c'è? Allora, noi non abbiamo petrolio, però abbiamo dei prodotti alimentari che fanno l'Italia grande, vero? E tra l'altro poi abbiamo anche l'arte, abbiamo il nostro petrolio, l'abbiamo anche, Presidente. Dice un messaggio, Cattani, con lei Presidente del Consorzio va molto meglio perché lei ha una mentalità aperta e positiva, dice Loretta. Beh, positivo sì, però dopo c'è anche da dire che i miei soci non sono da meno, cioè la mentalità dei miei soci non sono da meno, è che a volte siamo un po' tutti presi dai nostri problemi che magari ci fermiamo un attimino e non abbiamo una visione più lontana, ma perché purtroppo abbiamo talmente tanti problemi e cose in testa che ci frenano un pochino. È per questo che il confronto è importante. E io vi ricordo che io sono molto orgoglioso del mio consorzio perché ho un bellissimo gruppo di associati, di persone, cioè io in questi 6 anni non ho mai avuto degli screzi o delle divergenze. Ecco, questa è una cosa che non va sottovalutata. Non è un consorzio ricchissimo, però fortunatamente ho dei soci che sono delle persone corrette, serie e molto disponibili, che non è una cosa da sottovalutare. Allora, perché non facciamo a Cavriano una degustazione di vino dell'Alto Mantovano, anche chiedono? Sì, l'avevamo in programma di farlo in collaborazione con le Città del Vino. Infatti Cavriana, assieme a Quistello, a Volta Mantovana e a Mozzambano, fa parte delle Città del Vino e quindi avevamo intenzione di fare un mini convegno a Cavriana dove fare una degustazione poi aperta al pubblico dei vini del territorio. Anche perché bisogna sempre agganciarsi ad un evento per poter avere la maggiore risonanza possibile. Città certo. del Vino appunto raccoglie 510 comuni e quindi è una bella cassa di risonanza anche a livello nazionale. Poi, allora, Cattani, complimenti per la carica presidente di sua moglie, persona capace e determinata, quindi la salutiamo, la signora Trevini. Sì, bravo, e gli è toccata. Allora, noi abbiamo tante eccellenze che comunque riusciamo a valorizzare, forse questa è una risposta a quello che avevo detto io. Cattani, perché non parla del progetto della scuola di Cavriana? Vabbè, allora facciamo così, la prossima volta invece di venire alla Gaia vengo io o il sindaco, così ne parliamo. Fatemi parlare di vino. Presidente, per fare il Lambrusco buono, per il Barbera e Merlot siamo distanti anni luce. Per favore, il Lambrusco è buono, però il Barbera e il Merlot siamo distanti anni luce. Ho capito, però dovete anche pensare dove si fa uno e dove si fa l'altro, cioè bisogna anche pensare e poi non si può pensare che il Lambrusco sia simile al Merlot o il Barbera sia simile al Lambrusco. Il Lambrusco è un vino che ha una sua storicità e ha una sua tipologia. È come se io volessi confrontare il mio Garda Colli Mantovani rosso a Romani Conti. Ognuno in base a dove nasce ha una storia. Comunque possiamo dire, mi corregga se sbaglio, magari sbaglio ancora, uno dei mercati più floridi e fiorenti dei vini di qua, sì, delle colline Morene, è la provincia di Parma, per cui sì, per cui proprio dove si fa il Lambrusco, per cui nasce, è una delle tre località dove si fa il Lambrusco, per cui è una delle tre. Allora, e dove c'è anche l'authority, no, del cos'è, per gli alimenti, sono sì, adesso mi ricordo più, non mi ricordo neanche io come si chiama, comunque sì è a Parma. Sì, allora, per il Brasato non puoi bere il Lambrusco ma il Merlot, quello è vero, lì hai ragione, non ci sta, però sulle tigelle ci sta bene il Lambrusco. Io il Lambrusco lo difenderò sempre a spada tratta perché è un vino che va riscoperto e che ha una sua tipicità. Certo che per la cucina dell'Alto Mantovano il Lambrusco c'entra poco, ma per tutto quello che è la cucina della pianura padana si sposa in maniera ideale. Le colline sono meravigliose, i bianchi e i neri sono straordinari, peccato che se ne parli poco, dice Salvatore. Sì, Salvatore ha ragione, ci vorrebbero più soldi, è per quello, perché più spendi più ne parlano. Intanto noi veniamo al Gazzettino e già quello è un piccolo tassello assieme a tanti altri che mettiamo assieme. Allora, risotto ai funghi, il Merlot non va bene, cosa posso mettere? Grazie, sei bravissimo, dice Carla di Guidizzolo. Risotto con i funghi. A me il risotto con i funghi ha quella nota lì un po' particolare tra il dolciastro perché del riso. Ci vuole sempre un vino che pulisca bene la bocca ed è il Sauvignon. Il Sauvignon è un vino un po' particolare che magari a tutti non va perché ha quella nota di ortica, no? Però il Sauvignon sul risotto con i funghi ci può stare perché c'è una costruzione aromatico e poi
ha una buona alcolicità e una buona struttura, che col risotto va bene. Oh, c'è chi ce l'ha con l'Ambrusco. Mi dispiace che lei tenga l'Ambrusco, perché è un vino che non piace vivo i nostri vini delle colline. Ma ho capito, ragazzi, ma voi avete ragione, però dovete pensare che non c'è solo la collina. Cioè, diciamo, se voi foste nati a San Benedetto, preferireste l'Ambrusco, probabilmente. Insomma, col cotechino, con... Ecco, per la cucina padana è il vino che si accosta. Certo che io, da uomo della collina, per i miei piatti preferisco i vini della collina, ma se mi sposto nel basso mantovano, il Lambrusco, il risotto con la pessina o il risotto con la salamella ci sta, il Lambrusco dell'Oltrepò ci sta. Benissimo, siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Corrado Cattani, presidente del Consorzio dei Vini Mantovani. Grazie a voi, buona giornata.